Ciao a tutti. Ultimamente mi è capitato di sentire affermazioni del genere. Spread 300 punti, le borse crollano. È tutta colpa del governo attuale. L'ho letto anche sui giornali. Ma a questo punto mi viene da chiedere, ma la gente sa cos'è lo spread? Perché mi sa che non lo sa nessuno cos'è lo spread. Allora, innanzitutto è una questione di speculazione. Facciamo un esempio. Io ho una macchina scassata e ogni giorno faccio un incidente. Tu hai una macchina tutta nuova e abbiamo il parcheggio vicino. Tutti i giorni tu mi vedi parcheggiare con la macchina sempre più rotta e paghiamo tutti e due la stessa assicurazione. Ora, se tu avessi al posto di un'assicurazione normale uno swamp, allora tu potresti assicurare anche la mia macchina, così che quando io faccio un incidente, l'assicurazione, oltre a rimborsare il danno a me, lo rimborserebbe pure a te. Ora, perché questo discorso? Lo spread è una forma di speculazione. Se noi chiediamo in giro in un bar che cos'è lo spread, la risposta più semplice sarebbe: è la differenza fra il tasso di interesse del bot e il Bund, ossia il bot tedesco e il bot italiano. Non è così. Noi siamo nell'eurozona, quindi il tasso di interesse del bot tedesco e di quello italiano è lo stesso e si chiama costo del denaro ed è 0,05. Allora cos'è questo spread? Beh, lo spread è un indice che si riferisce a una CDS. Il CDS è l'acronimo di Credit Default Swap, ossia un titolo assicurativo speculativo sul fallimento dei paesi. Questo è il vero spread, ma nessuno lo sa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima.